Letta, bentornato a Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Che significa non mollo? Perché secondo lei la sua vicenda privata ha influenzato in maniera così anomala questa campagna elettorale? Se quelle famose 10 domande invece di Repubblica, che un giornale a lei da sempre ostile, gliel'avesse fatta il Corriere della Sera, che so, un altro giornale, le avrebbe risposto? Sento, Presidente, visto che ogni passo che fa lei determina, fa molto rumore, forzando il suo carattere. Senta, sarà... non si può mettere a farmi le domande lì, perché io ho un male al collo, per cui se mi va così alla fine non finisco la trasmissione, glielo allora, dico. Oh, ancora un applauso al dottor Letta. Si metta lei, guardi. So che la sua, una volta Enzo Biaggi disse, se avesse una puntina di tette farebbe l'annunciatrice, riferendosi a lei, quindi so che farebbe volentieri tra le mille cose anche il conduttore di questa piccola trasmissione. Ho dei talenti multiformi. Certo. Dicevo, visto che ogni passo che fa lei è piuttosto rumoroso, forzando questo suo carattere così espansivo, in futuro starà un po' più attento ad andare alle feste, ai compleanni, agli amici? Assolutamente no. Aspetti, prima di entrare nella politica, i milanisti sono in agitazione. Cacà, va al Real o no? Punto primo. Punto secondo, se va al Real, come lo sostituite?